Musica, artisti di strada e il tonno nelle sue variegate ricette. La decima edizione del Girotonno a Carloforte replica per la decima volta il suo successo. Molte le iniziative collaterali, come le visite alla storica tonnara che ha visto i bambini affascinate dalle storie dei tonnarotti, ma è il tonno in cucina che assume il ruolo del piacere. Basta mangiare, è sempre un piacere. Lo mangio alla Carlofortina, arrosto sulla brace, sott'olio, bollito, insomma un po' a tutti i modi. Come Carlofortina ad hoc lo mangio a tutti i modi. Come lo mangio? Arrosto oppure anche condito con cipolle? Non lo so preparare però. E per questa decima edizione del Giro Tonno niente tonni e niente mattanza, ma il pubblico apprezza lo stesso. Siamo amanti del tonno e quindi lo mangiamo in tutte le salse. Come al solito siamo estasiati dal posto. Il vero piatto forte del Giro Tonno è stata la gara degli chef di Colombia, Cuba, Grecia e Italia che hanno proposto varie declinazioni di piatti del tonno rosso. Allora, il tonno rosso di corsa nelle varie più variopinte tecniche, unendo la cucina mediterranea con la cucina d'oltreoceano. La bilancella è stata vinta dalla Colombia. Allora, la tecnica è una tecnica molto semplice perché l'ho semplicemente leggermente marinato con della salsa di soia, un ottimo olio, sale Maldon e poi ho voluto fare un piatto dove ci fossero molti contrasti. E il concerto di Mattia Bazar ha animato la notte carlofortina.